eccomi qua finalmente con un nuovo video, un video dedicato tutto al tema del beauty. È veramente, ragazzi, non sto scherzando, un botto che non filmo un video di questo genere, tantissimo, perché in questi mesi sono stata malatissima e sono riuscita a fare praticamente solo video vlog. Sono gli unici che sono riuscita a fare perché non avevo voce, stavo male, quindi mi è stradispiaciuto non farveli, però obiettivamente non ero neanche in grado di presentarmi al mondo esterno perché ero messa malissimo. Quindi il primo video che ho deciso di fare in questo periodo, che è finalmente un periodo soleggiato, un periodo bello, un periodo che si apre la primavera. No, non è vero, ieri ha piovuto. Ma dato che io voglio che sia un periodo soleggiato e che sia un periodo bellissimo, voglio iniziare a parlarvi di una delle cose che vi avevo promesso nei video precedenti, che poi ovviamente, dato che sono stata male, non sono riuscita a fare. Ma dato che io le promesse le mantengo sempre, vi parlerò del Cosmoprof, ma soprattutto vi voglio parlare di tutte quelle cose che sono riuscita ad accumulare all'interno del Cosmoprof e darvi, diciamo, una piccola guida per chi dovesse andare l'anno prossimo, in modo tale che se volete provare nuovi prodotti di brand che assolutamente non conoscete, perché io vi assicuro che tantissimi brand io assolutamente non li conoscevo, in questo video vi dirò quali sono i brand e quali sono appunto i settori che vi daranno un po' più di ciccia, ossia vi daranno un pochino più di campioncini da poter provare per appunto testare i loro prodotti. Non mi voglio dilungare troppo nella spiegazione del Cosmoprof, di com'è stato. Se volete in questo caso un video a parte dove vi racconto tutti i pro e tutti i contro dell'andare al Cosmoprof e quello che personalmente è stata la mia opinione e quindi che cosa ho apprezzato del Cosmoprof e cosa invece non ho molto apprezzato, fatemelo sapere giù nei commenti, che così vi farò un video appositamente solamente per quello. Ma andiamo alla ciccia, andiamo al succo di questo video, torniamo a noi. E quindi vi mostro ora tutte le cose che sono riuscita a recuperare. Quindi adesso bando alle ciance, ciancio alle bande, inizio a farvi vedere tutti i prodotti che sono riuscita ad accumulare e che alcuni ho anche comprato con i miei big money. E poi magari voi fatemi sapere sempre giù nei commenti se volete vedere in azione alcuni di questi prodotti. La prima cosa, voi sapete che io sono andata, chi ha visto i miei video, chi ha visto i miei vlog, sa che io sono andata al Cosmoprof insieme a Fabio. Quando siamo entrati la prima cosa che ci siamo detti è: ok, non cerchiamo di, non disperdiamo le nostre idee, cerchiamo di rimanere focalizzati sugli obiettivi, sugli stand che veramente ci interessano, mentre altri padiglioni che magari a noi non interessavano li abbiamo completamente saltati. E soprattutto cerchiamo di salvare i big money, quindi non compriamo cose a caso, ma compriamo solo le cose che ovviamente ci interessano seriamente. E appena entrati nello stand, chi secondo voi fra i due ha comprato? Trevini! Ebbene sì, il primo a comprare e ad acquistare le cose è stato proprio Fabio. Il primo stand in assoluto che abbiamo incontrato è stato uno stand che si chiama Bon Best of Nature. Non so se voi conoscete, ma penso di sì, perché chiunque ha avuto problemi di mal di gola o di malessere in generale, tipo influenzale, raffreddore, conosce l'olio 31, sa che l'olio 31 è un'ottima alternativa naturale ai farmaci quando si tratta di piccoli raffreddori, piccoli mal di gola. Questo brand è praticamente un marchio ovviamente naturale che promette di dare dei prodotti che si avvicinano molto all'olio 31, che sono naturali e che hanno praticamente gli stessi effetti ma ad un prezzo molto più basso, perché non so se voi l'avete mai comprato, ma insomma l'olio 31 non è esattamente economico per niente. Quindi questi prodotti si avvicinano all'olio 31, si avvicinano alle proprietà dell'olio 31 ma ad un prezzo più ragionevole. E in particolare Fabio ha preso questo che si chiama Yin Yang ed è un 100% di distillato puro e non ha alcol, ma è proprio assolutamente naturale ed è praticamente una soluzione che va messa all'interno di una zoletta di zucchero e va ingerita quando si ha particolarmente mal di gola, arrossamenti, infiammazioni a livello della gola, ed è fantastico. La
cosa che ci ha colpito è che è veramente veramente forte, ne basta veramente pochissimo. Sa di menta selvatica. Fabio, quando l'ha visto e quando l'ha provato, se ne è innamorato. E ci hanno dato questa confezione. E poi Fabio ha anche preso una sorta di roll-on, che è la stessa cosa praticamente, ma è fatta roll-on. Quindi in questo caso non dovrete andare ad applicare il prodotto all'interno di una zolletta, ma essendo roll-on praticamente si può applicare direttamente sotto il naso o direttamente nella zona della gola. Quindi andremo ad applicarlo qua e praticamente il risultato è lo stesso, si avvicina moltissimo. E questo è molto comodo perché lo si può mettere in borsetta, perché come potete vedere è piccolissimo, quindi è veramente facilissimo da portare in giro. E devo dire che questo è fantastico. E questi tre prodotti, quattro prodotti, alla fine li abbiamo pagati 50 euro. E il costo in realtà era molto molto più elevato, quindi era un prezzo fiera e devo dire che ci è piaciuto. Il secondo prodotto acquistato è, ovviamente ragazzi, cioè cosa ve lo dico a fare? Make Up Forever, la truccheria, che vendevano i prodotti ad un prezzo scontatissimo, cioè circa, se non mi sbaglio, il 50%. Ho detto ok, Fabio, il primo stand, il primo posto dove dobbiamo assolutamente andare è la truccheria, non posso perdermela, non posso non vederla, perché io amo il marchio Make Up Forever. Chi mi segue da tantissimo sa che una delle cose che io apprezzo di più Make Up Forever è il fondotinta HD, è una delle cose che io in assoluto utilizzo di più. E le due cose che ho acquistato al 50% di sconto sono state queste due. Allora, la prima cosa che ho acquistato è stata una base per il viso, un primer per il viso dalla colorazione verde, quindi per i rossori localizzati, perché sapete che andando in controllo l'estate è facile scottarsi, soprattutto nella zona delle gote, e quindi ho deciso di assolutamente comprarlo e l'ho già testato, devo dire che per adesso mi piace moltissimo. E l'altra cosa che ho comprato di Make Up Forever è questa palettina, che è la Brown Sculpting Brown Palette, cioè una palette appunto per definire le sopracciglia. E questa in particolare è la numero 1, che è questa, e secondo me ha dei colori meravigliosi, cioè per chi ha dei colori chiari tendenti al biondo questa è fantastica. E in particolare è composta, come potete vedere, da queste tre colorazioni a seconda del biondo o comunque del castano che si va a colorare delle sopracciglia, e poi ci sono due illuminanti dalle parti. E a me è piaciuta veramente tantissimo. Un illuminante, scusate, un fissante. Ha in dotazione anche il suo pettinino, da una parte quello per appunto andare a pettinare le sopracciglia, e dall'altra invece c'è proprio il pennellino per andare a definirle. Non so se si vede. Ok. E a me personalmente è piaciuto tanto, quindi Make Up Forever per me è stato il brand top. No, un altro brand dove ho comprato quello di Mesauda. Io non ho mai provato i loro prodotti, devo essere sincera. Tra l'altro questo brand non era all'interno dei padiglioni del Mundo Beauty, ma era all'interno dei padiglioni della Nail Art, quindi dedicati al mondo delle unghie. Invece due prodotti che ho comprato, devo dire che uno la cifra era bassissima e due erano veramente belli. Mi ricordo, se non sbaglio, che il prezzo dei prodotti fosse pieno, quindi non c'era una convenzione come ad esempio per la Make Up Forever, non c'erano convenzioni per la fiera. Però devo dire che comunque è stato un ottimo acquisto perché mi sono piaciuto. Ho acquistato questo rossetto di Mesauda, eccolo qua, questo rossetto, che è il numero 602 Honeymoon, che è un rossetto matte, che è questo. È un rosa molto molto delicato, sulle labbra vi assicuro che è bellissimo. E l'altra cosa che ho preso in abbinato è questa matita, che è una matita Aqua Kiss, si chiama, ed è una matita waterproof, ed è la numero 105. E anche questa è una colorazione assolutamente tendente al rosato,
come potete vedere ha la punta morbida, quindi il tratto è bello preciso, è bello definito e non vedo l'ora di provarla. Questa non l'ho ancora provata, ma mi ispira tantissimo, devo dire la verità, è un colore secondo me troppo bello. Come potevo dimenticarmi di questo brand? Uno dei brand che cercavo da tantissimo tempo qua in Italia e non riuscivo mai a trovare, quindi quando l'ho trovato lì ho detto ok, devo comprare qualcosa. Per forza, io devo comprare qualcosa di questo brand. Ed è... Hinglot! No ragazzi, cioè... Ragazzi, qua è nata una storia d'amore profondissima. Volevo sempre comprare, ma poi un po' per il prezzo delle spese di spedizione e il prezzo in sé per sé non ho mai comprato, perché ovviamente la Hinglot, insomma, un marchio... Non essendo un marchio italiano, erano quasi più le spese spedizione che poi quelle che poi il costo reale del prodotto. Quindi quando l'ho trovato al Cosmoprof sono entrata subito e vi devo dire la verità, anche qua la cifra non era altissima, ma solo perché io ho preso solamente due cose e ho pagato 29 euro. E la cosa figa, devo dire, di Hinglot è stata anche che oltre, quando acquistavi qualche prodotto ti davano il 10% di sconto, quindi ti davano questo coupon che appunto prevedeva il 10% di sconto ed è utilizzabile fino alla fine di dicembre di questo anno. Quindi secondo me questa è una figata pazzesca. Il primo prodotto è il pennellino famosissimo, secondo me, penso che sia uno dei pennelli più famosi in assoluto di questo marchio, che è appunto il pennellino angolato per disegnare l'eyeliner. Eccolo qua, questo. E l'altra cosa che invece ho comprato a 14 euro è questa tinta labbra. Questo colore io lo amo. Secondo me è un colore bellissimo per la primavera, per l'estate, per l'autunno, per l'inverno. È uno di quei colori, secondo me, passepartout. È questo rosa tendente al marroncino. Sapete quanto io amo questo genere di colori e l'ho vista in azione, fidatevi, è fantastica. Infatti anche la ragazza che me l'ha venduto mi ha detto che questo colore in particolare è quello più utilizzato in generale, più venduto in assoluto, quindi non potevo non prenderlo. Oltre al 10% di sconto mi hanno anche dato questo concealer in crema che secondo me è un po' scuro per me, devo dire la verità, quindi io penso che più che come concealer lo utilizzerò magari come quando d'inverno sono molto chiara, un po' per farmi dei contouring, perché comunque è freddo, è un color marroncino, quindi penso che lo utilizzerò per quello, oppure potrei metterlo all'interno di un giveaway. Vediamo se fate le brave, magari farò un giveaway. E quindi questa era l'ultima cosa che ho comprato della Hinglot. Adesso passiamo invece alla ciccia, quello che secondo me vi interessa anche di più di questo video, che sono tutte le cose che invece mi sono state gentilmente offerte, o comunque che tutti i campioncini che fortunatamente alcuni buoni di anima mi hanno lasciato per provare il loro brand. Quasi tutti i brand che io assolutamente non... di cui io non sapevo assolutamente l'esistenza. Il primo brand che voglio farvi vedere, e devo dire che è stato anche il brand che mi ha lasciato più prodotti e che mi ha forse colpito di più di tutti, è un brand italiano che si chiama Olivella. Questo appunto è la pochettina che mi hanno dato. Ed è uno dei primi brand che trovate all'interno appunto del padiglione di prodotti naturali per la cosmesi in generale. E devo dire che sono stati gentilissimi, perché ci hanno veramente spiegato nei dettagli tutti i prodotti e la qualità che sta dietro alla costruzione di ogni singolo prodotto. Ed è stato fantastico, perché vedere delle persone che amano così tanto il loro lavoro, che amano così tanto i loro prodotti e che te li spiegano con così tanto entusiasmo, ti fa veramente venire voglia di prendere un prodotto. E il fatto di trovare delle persone che ti dedicano del tempo per spiegarti nel dettaglio quel prodotto, secondo me è come dovrebbe essere all'interno di una fiera ogni singolo venditore. Purtroppo vi assicuro che non è così. Sono prodotti fantastici, sono tutti prodotti ovviamente a base di olio di oliva e all'interno
all'interno di questa pochette in particolar modo mi hanno lasciato questi campioncini, un balsamo per i capelli, uno shampoo, un olio di bellezza, una crema nutriente, un sapone per il viso e il corpo. Insomma, mi hanno lasciato tantissimi campioncini. Ovviamente vi lascerò giù nell'info box tutte le informazioni relative a questo brand. E non lo so, andate a vederlo, andate a curiosarlo, perché veramente a me ha colpito tantissimo. Il secondo marchio che mi ha completamente spiazzata, perché la ragazza che c'era mi ha lasciato praticamente tutti i prodotti che erano esposti, si chiama Dr. Pau Pau. In sostanza questo brand promuove dei balsami che sono multifunzionali, ossia possono essere applicati sia sulla pelle che sul corpo che sulle labbra, e in particolare la ragazza me ne ha dati tre, che erano le novità praticamente esposte all'interno dei padiglioni, che sono questi tre balsami, 1, 2, 3, che ovviamente hanno tre funzioni diverse. Questo giallo può essere applicato sia sulle labbra che sulla pelle che sui capelli, e appunto è molto molto nutritivo. Io ragazzi l'ho provato e ne basta veramente pochissimo e è fantastico. L'altro prodotto che mi hanno dato invece è un balsamo labbra, stavolta colorato, quindi che si può utilizzare sia sulle labbra ma anche sulle gote, e questo è di colorazione rossa, quindi bello intenso, per chi appunto vuole colorare un attimo ma al contempo nutrire. E l'altra, e la stessa cosa mi è stata data anche in versione rosa, e devo dire che questi prodotti mi sono letteralmente piaciuti tantissimo, veramente. Terzo brand che rilanciava dei campioncini, stavolta molto mini size, però vabbè, apprezziamo lo sforzo. È un marchio beauty di trucchi, di make up, che si chiama Kiss New York Professional, e in particolare a me hanno dato una tinta per le labbra dall'effetto vernice, in questo caso rossa. Questa è la colorazione che non vedo l'ora di provare. E l'altra cosa che mi hanno dato da provare è il Pro Touch Mattifying Primer, ossia una base mattificante, quindi opacizzante per il viso, sempre dello stesso marchio. E devo dire che avevo guardato un pochino i prezzi di questo marchio, perché c'erano veramente esposti tutti i prodotti, e sono prezzi assolutamente invece in questo caso abbordabilissimi. Un altro stand che mi è piaciuto moltissimo è questo di maschere coreane. Ce ne sono tantissimi di questi prodotti, devo dire, e questo stand in particolare mi è piaciuto, uno per la venditrice che è stata carinissima e gentilissima, e due per i prodotti che c'erano esposti, perché il packaging secondo me è, cioè guardatelo, è fantastico. I colori del packaging sono fantastici, erano tutti sparafresciati, ultra colorati. Sapete che i marchi coreani sono molto molto attenti al packaging, e devo dire che vedere questo tipo di maschere, che tra l'altro ce n'erano veramente un'infinità, era fantastico. E le due maschere che mi ha rilasciato questo brand sono la maschera rosa al latte, che è appunto una maschera per illuminare la pelle e tonificarla, e poi questa crema per le mani, molto carina nella sua confezione e che ha un profumo veramente buonissimo. Non saprei neanche come descriverlo, perché qua non c'è scritto. Ogni maschera, ogni crema per le mani aveva, e crema per il corpo, perché poi ci sono tantissimi altri prodotti, aveva una profumazione diversa, molto molto intensa, ed erano profumazioni stranissime, e questa in particolare sa veramente di rosa, cioè sa di rosa, non rosa il fiore, rosa il colore, è qualcosa di non è definibile secondo me, ma sa di rosa, e vi assicuro che è fantastico. Io voglio assolutamente provarlo. Il marchio è Doof & Doff, si sta facendo un po' spazio in Italia ma non è ancora conosciutissimo. Un altro brand che regalava secondo me tantissimi prodotti e che mi ha lasciato molto piacevolmente stupita è questa collezione di make up che si chiama Milani. Per chiunque volesse provare i loro prodotti davano questa confezione di prodotti, che vi assicuro quasi nessuno dava, perché sono prodotti interi, sono prodotti in formato originale. Quindi adesso vi faccio vedere in particolare cosa mi hanno dato.
E la prima cosa che mi hanno dato è questo trattamento per le labbra, questo balsamo per le labbra e questo lucido per le labbra che le rende più voluminose, in particolare al sapore di lampone, che è uno dei sapori che io amo di più in assoluto perché io adoro i lamponi. E infatti, come potete vedere, è assolutamente sparaflesciante. Le altre due cose che mi hanno lasciato, e mi hanno lasciato in formato originale, quindi sono rimasta sconvolta, sono due blush completamente diversi. Uno è un blush matte, che è questo, che è il numero 08 Tea Rose, Rose Tea, e appunto è un blush opaco. Mentre l'altra cosa che mi hanno rilasciato è un blush che fa quasi da illuminante, che è il numero 05 Lumiere, che è questo. Sono entrambi rosati, come potete vedere, ma sono bellissimi. Io questi li ho, uno dei due, in particolare questo matte, che tra l'altro è carinissimo perché, come vedete, ha la forma di una rosa. L'ho già testato ed è veramente, veramente bello. È molto... Devo dire che questo marchio, Milani, fa prodotti in realtà molto leggeri, secondo me più dedicato alla vita di tutti i giorni, più riservato insomma a un tipo di make up molto leggero, molto fresco, molto luminoso e anche molto giovanile. Quindi ultimi due brand, poi giuro ho finito, ho terminato questo video. Un altro di brand che mi ha dato tantissime cose e me le ha date principalmente quando ha capito che ero comunque... avevo fatto comunque un corso da makeup artist, è stato l'Art Studio Academy, che è appunto un brand che ha anche una scuola appunto di makeup a Firenze e che vende dei prodotti professionali per makeup professionale, e mi hanno dato da provare tantissime cose, tra l'altro anche queste in formato quasi full size. La prima cosa che mi hanno dato da provare è una crema corpo molto luminosa, che infatti si chiama Sensuality ed è a base di latte, ed è un trattamento corpo dalle proprietà idratanti, lenitive e con pigmenti dorati e madreperla all'interno, quindi prettamente per l'estate, per illuminare e andare a un po' colorare diciamo l'incarnato. Gli altri due prodotti che mi ha dato, anzi tre prodotti che mi ha dato, sono uno smalto. Scusate, non ve l'ho detto, Art Studio è il nome della scuola, ma il brand appunto legato a questa scuola è Professional Elegant, e questo è il marchio dei prodotti che vi sto facendo vedere, scusate, ogni tanto mi inceppo. Comunque, l'altra cosa che mi hanno regalato è questo smalto, e la colorazione adesso ve la faccio vedere perché non l'ho neanche aperto sinceramente quando ero là, non ho guardato il colore. Questo smalto è favoloso, lo sto guardando adesso per la prima volta con voi quindi non lo sapevo. Comunque il colore è 480 ed è questo smalto tendente al rosso aranciato, con all'interno, se vedete, non so se si riesce a vedere bene, ma con all'interno dei pigmenti dorati, cioè, questo è fantastico. Io non vedo letteralmente l'ora di provarlo questo, perché sapete quanto io sono in fissa sia con il colore rosso sia con i pigmenti dorati. L'altra cosa che mi hanno dato è il Brow Kit Fix, appunto un kit per le sopracciglia, e anche questo è in una colorazione che va da una colorazione abbastanza chiara, che va quindi dai toni del biondo ai toni del castano, e come potete vedere all'interno vi è anche un illuminante, due pennellini e una pinzetta. Quindi diciamo che è un kit completo per le sopracciglia, e questo in particolare è la colorazione 02. E l'ho già testato, devo dirvi la verità, infatti è già aperto, l'ho già provato su un'altra ragazza e devo dire che è fantastico, perché ha sia l'illuminante, sia queste due colorazioni, una un pochino più chiara, una un pochino più scura, che secondo me sulle pelli chiare e quindi su delle sopracciglia abbastanza chiare sta divinamente, è bellissimo e vi assicuro che è ultra pigmentato, è fantastico. E l'altra cosa che mi hanno dato è invece una palette di ben 4 colori di ombretti, sempre della Elegant, e che sono, tra l'altro ragazzi ve lo volevo dire, sono tutti prodotti made in Italy, quindi sono fantastici. Il fatto che venga promossa così tanto anche il made in Italy, secondo me dovrebbe essere una delle priorità del Cosmoprof, quindi sono stata contentissima quando ho visto questo brand.
che è questa palettina di ombretti, che è la numero 402, e all'interno appunto quattro ombretti dai colori, con quattro colori molto soft e naturali, come potete vedere. L'ultima cosa che volevo farvi vedere, poi giuro ho finito, ed è l'ultimo brand che mi ha permesso di provare qualcosa. Non le ho ancora provate, ma ragazzi, cioè, questo brand è qualcosa di folle, secondo me è veramente qualcosa di folle. Quando mi sono fermata a parlare con questa ragazza, siamo stati tipo 20 minuti a parlare in inglese e io capivo veramente pochissimo, secondo me lei capiva pochissimo del mio inglese, perché è un marchio coreano. Ebbene sì, questo ragazzi è follia allo stato puro, ma è qualcosa che mi ha colpito tantissimo. Praticamente è un marchio coreano che fa tutte queste maschere particolarissime, sono tutte stranissime veramente, e ci sono maschere che vanno dalle maschere per il viso, a maschere per il corpo, a maschere per i piedi, a maschere per le mani. Ci sono maschere di qualsiasi tipo. Io vi assicuro che mi ha fatto vedere un librettino con tutte le maschere che loro avevano, e saranno state centinaia di maschere. Io non ho mai visto tante maschere messe insieme, e tra l'altro, cioè ragazzi, guardate, cioè provate a guardare il packaging. Io penso che comunque i marchi coreani e i marchi asiatici, per quanto riguarda il packaging, ci battono 10-1. Cioè, dai, come fai a non voler comprare queste maschere? Come fai, quando le vedi, a non avere letteralmente la voglia di comprarle? Sono bellissime, sono ultra colorate, sono ultra... Ah, io le ho adorate. E la ragazza, quando ha saputo che era una blogger e che aveva un canale YouTube, ha preso questo pacco, cioè io non so se vedete le dimensioni, ma ce ne sono veramente tantissime dentro, e me l'ha regalato. Mi ha detto: no, provale tutte, poi fammi sapere come ti trovi, ci segui su Instagram. Cioè, ragazzi, è qualcosa di fantastico. Mi ha dato, adesso ve le elenco, perché insomma è giusto che le elenco tutte, dato che me le ha date, non so se vi rendete conto la quantità. Ok, allora mi ha dato una maschera per il viso all'aloe vera, che è questa. Guardate il packaging, anche marchio, si chiama Bling Pop, eccolo qua, qui c'è il marchio Bling Pop. Mi hanno dato una maschera viso con al limone, che questa invece serve per risplendere e quindi per dare luminosità al viso, e che contiene all'interno tantissime vitamine. Guarda, un'altra maschera viso stavolta al sapore di zucca, un'altra maschera al gusto di pesca, di questo colore meraviglioso, fucsia, un'altra maschera sempre per il viso, penso c'è scritto rice bran. Sapete che non so cosa vuol dire? A base di riso. Un'altra maschera che si chiama la Face Mask Moisturizer Glacier. Questa è quella che mi incute un po' più terrore, perché dalle immagini della neve suppongo che sia con un gel freddo all'interno. Poi un'altra maschera con all'interno del collagene, sempre per il viso. Una Black Mask al bambù, che io questa, ragazzi, è quella top che io voglio assolutamente provare. Cioè, guardatelo, guardate le confezioni, come si fa a non amarle? Vabbè, una maschera per le unghie, ta-dam! Una maschera per gli occhi, fatta così, a forma di occhiali da sole. Una maschera per i piedi, per la notte. Una maschera per le mani, ta-dam! E sicuramente qualcuna di queste le condividerò con voi nel prossimo giveaway, ma non vi dirò mai quali. Fatemi sapere se magari volete che provo qualcuna di queste, siete particolarmente curiosi di qualcuna di queste, perché secondo me è da provare, queste sono fantastiche, cioè io non vedo l'ora, sono elettrizzatissima, non vedo l'ora di provarle. Bene ragazze, quindi io ho finito di farvi vedere tutte le cose che ho acquistato e mi sono state regalate al Cosmo Prof. Come vedete, alla fine ho raccolto un bel po' di ciccia. Quindi fatemi sapere giù nei commenti se fra tutte queste cose c'è qualcosa che in particolare vi ha stupito, qualcosa che volete che proviamo insieme.
E se invece ci sono altre cose che non vi sono piaciute, o magari se volete un video apposito riguardante appunto le cose che mi sono piaciute e quelle che non mi sono piaciute del Cosmo Prof, io vi mando un grosso grosso bacione. Mi raccomando, ricordatevi di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale e suonare la campanellina, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!